Difficilmente ingrasserò con questi. Cosa sono quelle, Diana? Queste sono arachidi, ne prendiamo 280 grammi e li mettiamo in un frullatore. Diana, ma sono già tostate e salate? Queste sono già tostate, sì, mi raccomando, usatele anche voi così perché la ricetta sarà molto più gustosa. Adesso le frullo. Io direi che ci siamo, vediamo un attimo. Direi di sì. Allora, questa è la consistenza che dovete ottenere, quindi una granella non troppo fine, ma neanche troppo spessa, mi raccomando. Adesso prendo dei datteri, questi sono denocciolati, mi raccomando, usateli anche voi così, se no rovinate il frullatore. E io ne utilizzo 15. Sono proprio curioso di capire che cosa stai preparando. E adesso frullo il tutto. Andiamo a vedere la consistenza. Vediamo, vediamo. Allora, ci siamo quasi. Deve essere un composto abbastanza appiccicoso, quindi cosa facciamo? Aggiungiamo un cucchiaio d'acqua semplicemente. In questo modo ammorbidiamo un po' i datteri e poi otteniamo la consistenza che vogliamo. Quindi un cucchiaio d'acqua e continuo a frullare. Qui ci siamo, questa è la consistenza che dobbiamo ottenere. Come vedete, sta insieme perfettamente, è anche abbastanza appiccicoso, quindi se vedete che serve un po' d'acqua, aggiungete un cucchiaio in più. A questo punto sposto questo composto in una teglia quadrata da 20 centimetri. Sulla base mettiamo un foglio di carta da forno e andiamo a distribuirlo bene. Mi raccomando, questa sarà la nostra base. Di che cosa? Ah, Provate un lo po' a so. indovinare. Dai, vediamo un po' se qualcuno già capisce di che cosa si tratta. Diteci un po' qui sotto, vediamo un po'. Quindi schiacciamo bene con la spatola, in realtà possiamo farlo anche con le mani, è anche più facile e ci mettiamo di meno. Adesso questa bella base la mettiamo da parte e riprendo il frullatore di prima, nel quale vado a mettere di nuovo dei datteri. Questa volta 12 sono sufficienti, mi raccomando, sempre senza il nocciolo. Quindi in totale sono 15 più 12. Esatto, Praticamente bravissimo. sono 27 datteri. Esatto. Ok. Poi, sempre nel frullatore, vado a mettere 180 g di burro di arachidi. Allora, il burro di arachidi non è altro che crema di arachidi, non è un burro come vedete, come il burro tradizionale, e anzi si può fare anche in casa frullando semplicemente le arachidi per tanto tempo. Quindi aggiungo tutto il burro d'arachidi qua dentro. Tra l'altro, ragazzi, se state cercando la ricetta appunto della crema di arachidi o burro d'arachidi, la trovate tra i nostri video. Bravissimo. E adesso vado a mettere 60 grammi di bevanda vegetale. Io sto usando quella di soia, ma va bene anche di mandorle o un'altra che preferite. Ora chiudo e frullo il tutto. Andiamo a controllare. Allora, ci siamo quasi. Se vedete che la crema non è ancora abbastanza liscia, aggiungete ancora un paio di cucchiai di bevanda vegetale, perché la consistenza cambia a seconda di quanto è denso il vostro burro d'arachidi. A volte lo trovate un po' più liquido, oppure se lo fate voi in casa, dipende quanto frullate le arachidi, e otterrete quindi una consistenza diversa. Quindi mi raccomando, regolatevi un po'. Secondo me ci siamo, infatti, guarda che bella consistenza cremosa. Ragazzi, questa è esattamente la crema che dovete ottenere anche voi. Allora, adesso preleviamo questa bellissima crema, prendiamo di nuovo la nostra base e andiamo a distribuirla sopra. Questo sarà il nostro secondo strato. E quanti strati ci sono, Diana? Vuoi che ti svelo tutto subito? Non è No. giusto. Adesso distribuisco bene con la spatola. Mamma mia, questa deve essere una ricetta fenomenale, Diana. Già immagino. Vedrai alla fine. Anzi, c'è un ingrediente che ti piace tantissimo. Ah sì? Sì. Ah, ho già capito. Anzi, ci sarà tra poco. Una volta completato il secondo strato, vado a decorare con delle arachidi, qui ho circa 80 grammi. Anche queste sono tostate. Chissà cosa stai facendo, Diana, ancora non ho capito. Manca poco e scoprirai tutto. Ti svelerò tutto. E ora siamo pronti per mettere tutta questa meraviglia. Nel forno. Ma che forno! Ah. Nel congelatore per circa 30 minuti.
Ma ragazzi, mentre aspettiamo, mi raccomando, ricordatevi di lasciare un mi piace a questo video e soprattutto di condividerlo, perché questi piccoli gesti da parte vostra sono ciò che ci permettono di essere qui oggi e soprattutto di andare avanti e condividere tutte queste ricette con voi. Quindi mi raccomando, supportateci. Ma mentre aspettiamo, andiamo a sciogliere 150 g di cioccolato fondente a bagnomaria e poi vedrete perché. Già che c'è il cioccolato, Diana, si va sul sicuro, almeno per me. Vabbè, lo so. A quanti di voi piace il cioccolato? Fateci sapere qui sotto nei commenti. A questo punto riprendiamo la nostra base dal congelatore, la togliamo proprio dallo stampo e andiamo a dividerla prima in quattro parti. Ah, forse ho capito cosa stai facendo, Diana. Non credo. No? Lo scopriremo insieme allora, ragazzi. Quindi lo dividiamo in quattro. Esatto. E poi ogni quadrato lo dividiamo ancora in tre parti, così ricaviamo praticamente tre barrette. Ah, vedi che sono barrette. Ma allora non sono delle semplici barrette. Aspetta. Ok. Aspetta. E poi queste barrette le facciamo ancora più piccole, quindi le tagliamo a metà. Ora prendo due stuzzicadenti, una barretta e vado a infilarli qui a lato, come vedete. Ok, ci sei? Ci sono. Ci siete? Sì. Poi prendo la barretta e vado a immergerla nel cioccolato che ho messo in un bicchiere. Vi ricordate il cioccolato che abbiamo sciolto prima? L'abbiamo messo in un bicchiere. Ah, mamma mia, oddio ragazzi, io non vedo l'ora, cioè proprio... E poi vieni, seguimi, mettiamo le barrette qui sulla gratella. Ok. Ok, perfetto. E procedo nello stesso modo con tutte le altre, ovviamente. Allora, ne ho già fatte un po' come vedete, anzi ho sciolto ancora del cioccolato perché una volta che le immergete rimane tanto cioccolato su ogni barretta, quindi vi consiglio di fare la stessa cosa. Guardate che belle, ragazzi. E anzi, alcune le lascio anche semplici così, solo decorate con il cioccolato per differenziarle, diciamo. Ovviamente poi il cioccolato si indurirà, giusto? Certo, dobbiamo farlo indurire del tutto, completamente, prima di assaggiarle. Dobbiamo avere un po' di pazienza. Ma le mettiamo nel frigo oppure... Si possono anche mettere in frigo o anche direttamente nel congelatore, certo. Allora, non so te, ma io non vedo l'ora di assaggiare dopo tutta questa attesa. Anch'io. Però intanto guarda che carini che sono. Guardate che belli, ragazzi. Le nostre mini barrette, ma che cos'è che vi ricordano, ragazzi? Scriveteci sotto nei commenti. Beh, diciamo che sono delle barrette molto molto conosciute. Tantissimo, certo, però in versione un po' più sana. Esatto. Okay. Allora, assaggiamo subito perché io non vedo veramente l'ora. Vediamo come si presentano all'interno. Guardate qua, ragazzi, che meraviglia. Direi proprio... Mamma mia, ragazzi. Come sono? Qualcosa di sublime. Incredibile, non mi aspettavo questa cosa qui, veramente.